Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di rollback su Dragon Ball FighterZ. Voglio affrontare anche questo argomento andando a braccio perché mi rendo sempre più conto di essere in grado di gestire un'argomentazione anche un po' più complessa andando a braccio, a furia di streamare live, tra parentesi seguitemi su Twitch, e lo ritengo un modo più affine alla mia maniera di intendere il dibattito, piuttosto che prepararsi un copione e recitarlo, anche perché io a recitare faccio cagare. Quindi il modo per arrivare in maniera più naturale a voi, secondo me, è l'essere naturale, cioè essere se stessi, piuttosto che stare a leggere un qualcosa e cercare di sembrare spontanei. Quindi sarò spontaneo, parlerò in maniera molto diretta, perché mi sono reso conto che è una cosa che mi fa stare meglio e mi fa interagire con voi in maniera molto più gradevole, in maniera molto più piacevole. Tuttavia, scrivetemi nei commenti se preferite un modo di ragionare un po' più impostato, perché scrivo anche per Every Eye, quindi non è un mio problema scrivere anche dei copioni, ma per il momento rimaniamo a braccio. Ripeto, sono aperto comunque a qualsiasi tipo di critica. Torniamo però a bomba sul discorso. Dragon Ball ha ricevuto la beta rollback, quindi siamo ancora in beta, ma finalmente si è mosso qualcosa, le cose si sono mosse in maniera molto più veloce di quanto pensassi, perché dopo un anno e mezzo di nulla, praticamente, e di scuse per i vari ritardi, alla fine, comunque tra 4 giorni esce la beta rollback. Bene, siamo felicissimi, sono proprio le sorprese di cui abbiamo bisogno, quindi va benissimo, anche perché è un momento abbastanza povero di contenuti da qui a Granblue Fantasy vs Rising ed è assolutamente un ottimo periodo per riportare FighterZ. Io sono assolutamente felicissimo. Parliamo di questo rollback su Dragon Ball FighterZ. Ebbene, il verdetto è il seguente. Vi comunico con estremo entusiasmo che il rollback su FighterZ è super solido. Siamo ai livelli di, non dico di Street Fighter 6, ma almeno di Mortal Kombat o di Guilty Gear, quindi le partite sono solidissime. Ho avuto qualche piccolissimo problema con un giocatore spagnolo e con qualcuno in Wi-Fi, però come al solito non esiste rollback che possa sistemare una connessione scadente, quindi le connessioni scadenti ci sono ovunque e non è colpa del rollback. La maggior parte delle partite dai 50 ai 100 millisecondi di ping avevano dagli 0 all'1 frame di rollback, quindi questa è un'ottima notizia. La maggior parte delle partite, anzi oserei dire la stragrande maggioranza delle partite, aveva 0 frame di rollback. Anche a 100 ms ho avuto una partita a 0 frame di rollback e questo è bellissimo, perché tra i 50 e i 100 c'è più o meno tutta Europa, il che significa che possiamo giocare con tutta Europa praticamente a 0 lag, che è una novità assoluta per Dragon Ball FighterZ. Adesso voi siete abituati, tranne i giocatori di Tekken che poverini se la passano male, ad avere un online solido. Ma se avete giocato a Dragon Ball FighterZ sapete che non è stato assolutamente così per un sacco di anni, quindi questa è una cosa bellissima. Abbiamo Granblue a brevissimo che ha avuto il netcode delay per tanto tempo e avrà il rollback, adesso abbiamo Dragon Ball FighterZ con il rollback è super solido e io sono la persona più felice del mondo perché, come sapete, amo Dragon Ball FighterZ con tutto me stesso e lo ritengo uno dei picchiaduro migliori della scorsa generazione, anzi, a dirla tutta, a mio parere, è il migliore a mani basse, anche sopra Guilty Gear Strive. Quindi, ottime notizie sotto ogni punto di vista, ci sono però delle perplessità che ho, perché ovviamente non sarei io se non avessi delle perplessità su praticamente qualunque cosa. Le perplessità non coinvolgono l'aspetto tecnico del rollback, che come vi dico è solidissimo, ma come adesso verrà gestita la cosa da Bandai Namco. Allora, e come potrebbe gestirla? Possiamo anche ipotizzare che cosa si sarebbe potuto fare, che cosa si potrebbe fare per gestire la situazione al meglio. Abbiamo una beta che funziona molto bene, c'è qualche piccolo artefatto grafico ma che non impatta il gameplay perché avviene nelle transizioni tra un personaggio e l'altro, tipo quando tirate un calcione all'avversario, lo mandate fuori dallo stage, si vede un po' distorta l'immagine, ma non c'entra niente con il gameplay ed è un bug che risolveranno molto facilmente, quindi abbiamo una versione che è molto più stabile e molto più performante della versione retail, che è la beta. Lo so che è un paradosso, ma è così, la beta funziona molto meglio del retail. L'idea migliore sarebbe non tornare alla versione brutta.
ovviamente secondo logica. Sappiamo che Tomoko Hiroki e la logica non vanno sempre di pari passo, anzi sono più le volte che non vanno di pari passo che quelle in cui coincidono, quindi probabilmente dopo l'11 dicembre, fortunatamente questa beta sarà lunghissima, dopo l'11 dicembre ci si saluta e chissà quando ci si rivede, e io ho anche una vaga idea di quando potrebbe essere lanciata questa nuova versione di Dragon Ball FighterZ, che ricordiamo essere solo su Steam e Next Gen, quindi niente PS4. Secondo me, dopo il Battle Hour la lanciano. Il Battle Hour dovrebbe essere, se non ricordo male, il 24 di gennaio. Siccome Tomoko Hiroki è assolutamente la persona più furba del mondo, lancerà la nuova versione di FighterZ molto probabilmente tra Tekken 8 e Ed su Street Fighter 6. Quindi lo affosserà completamente. Quindi a me dispiace, perché io sto notando che i server si sono popolati del tutto, sono strapopolati, anche quello italiano, e questo mi ha sorpreso tantissimo. Quindi la gente è veramente in hype per questo rollback, tanto che vedo anche gente che giocava Street Fighter 6, che è come sapete è un ottimo titolo, fino all'altro ieri, e si è fiondata su Dragon Ball FighterZ. I tempi di matchmaking sono ristrettissimi, considerato che non c'è manco il crossplay al momento ed è solo tra utenti PC. Becco partite su partite a distanza di tipo 15 secondi, il che significa che veramente tutto il mondo stava aspettando con il fiato sospeso questo rollback su Dragon Ball FighterZ. Mi fa estremamente piacere vedere che un gioco che ormai ha tantissimi anni alle spalle possa generare ancora tutto questo hype. Però torniamo a bomba sulle perplessità, che sono principalmente le due. La prima riguarda il gioco in sé, quindi non il netcode, non l'esperienza online. Io sono mancato da parecchio su FighterZ e ho trovato un gioco che non c'entra niente con l'ultima versione stabile, tra virgolette, del gioco. Adesso il gioco è un party game, cioè non ha il minimo bilanciamento, non ha il minimo neutrale, perché tutti i personaggi hanno mosse esagerate e scatti e allunghi da fondo schermo che tagliano tutto lo schermo in 0.20 secondi. È un casotto, diciamo. È diventato un party game divertentissimo, per carità, però siamo molto lontani dal Dragon Ball FighterZ di un tempo. Diciamo che hanno fatto un biascica apri tutto in vista di chissà quali altri progetti. A me dispiace non aver potuto giocare con il rollback Dragon Ball FighterZ quando era Dragon Ball FighterZ, perché quello che c'è adesso è un party game, è un gioco divertentissimo, però super tamarro e super cacciarone. Comunque mi ci divertirò, mi dispiace non aver potuto godere del rollback sulla versione precedente. Il secondo elemento, come vi ho già detto, sarà la finestra di lancio di questo rollback, perché farlo uscire dopo il Battle Hour, che sono sicuro è il piano di Tomoko Hiroki, insieme a Tekken e a Ed, rischia di rovinare Dragon Ball FighterZ per sempre. Perché, con tutto il bene che i fan possono volere a questo titolo, mettere il gioco tra un DLC molto atteso e una patch probabilmente molto attesa di Street Fighter 6 e anche una nuova uscita pesante, tra l'altro interna a Bandai Namco, quindi doppio disastro perché concorrenza interna, come Tekken 8, diciamo non è la cosa più lungimirante da fare. A questo punto mi direte, ma Schiacci, tu denunci sempre questi problemi ma non dai mai soluzioni. Allora, io farei questo. Visto che dicono è una versione beta, anche se ripeto sta messa meglio della versione retail, non vogliono lasciarla al pubblico, vogliono fare solo il periodo di beta e vogliono tornare a lavorarci. Bene, non lasciatela, non la sostituite al client retail, lasciate sempre l'opt-in, lasciate la possibilità al giocatore di scegliere se giocare una beta con tutti i crismi del caso, dicendo ci saranno dei bug, ci saranno delle cose che non vanno, ma lasciate la possibilità agli utenti, come sta facendo Samurai Showdown, di giocare la beta, di giocare con il rollback, perché nessuno vuole tornare al delay. Quindi mantieni l'hype. Magari qualcuno vuole una versione senza bug, magari gli dà fastidio che si vede il mare nella transizione tra uno stage e l'altro, esistono sti giocatori, gli dai la possibilità di giocare la versione più, tra virgolette, più stabile graficamente, che è la versione retail, mentre la beta la rendi opzionale,
ma non togliere il rollback alla gente che sta in mutande, lo vuole giocare, perché sarebbe veramente darsi la zappa sui piedi. Adesso sappiamo che Tomoko è esperta nel darsi la zappa sui piedi e probabilmente lo farà, però la soluzione, ripeto, che farei io è dare la possibilità agli utenti di scegliere di continuare sulla beta mentre provate a risolvere i bug, che è una via non soltanto praticabile, ma praticata, perché Samurai Showdown, che ha avuto lo stesso ritardo di Dragon Ball Fighters, per scusarsi a recuperare la propria fanbase, ha lasciato il gioco in beta eterna. Cioè ha detto: noi lasciamo il gioco in beta, potete avere la possibilità di giocare il gioco con il rollback e con i suoi problemi, con i bug che ci sono, e passerà automaticamente dalla beta alla versione definitiva quando saremo pronti. Nessuno sforzo ulteriore per gli sviluppatori e gli utenti sono contenti perché comunque anche un rollback parziale, e quello di Fighters non è parziale perché funziona benissimo, è comunque meglio di un delay. Però secondo me l'11 dicembre mandano tutti a casa e ci vediamo a fine gennaio insieme a Tekken 8. E io stesso che sarò content creator avrò problemi perché dovrò dividermi tra Street Fighter 6, Dragon Ball Fighters e Tekken 8 e nonostante ami profondamente Dragon Ball Fighters non potrò dargli l'attenzione che merita. Questo è il mio pensiero su questa beta e sul gioco in generale, sullo stato del gioco in generale. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video.